Quanto costa fare la benzina a Dubai? Sono in tanti a fare questa domanda. E allora, per scoprirlo, andiamo a fare il pieno, dai! La benzina a Dubai ovviamente ha un costo sensibilmente più basso e stiamo per l'appunto andando a fare il rifornimento in una stazione di servizio e con l'occasione scopriamo un po' tutto quello che c'è dietro il mondo delle stazioni di servizio, quindi non solo il costo della benzina. Ad esempio, lì dove stiamo andando adesso c'è anche una stazione di lavaggio, quindi vedremo quanto mi costa lavare l'auto. Eccoci qui alla stazione di servizio. Per la precisione, questa qui è una Jeep Wrangler Unlimited 4 porte. Questa qui è del brand Amarat, Emirati appunto, mentre un altro brand è Adnoc. Spesso e volentieri, se vai in fondo, trovi le file più libere. Tutti tendono ad incalanarsi sempre nelle prime file. Di là è dove andremo a lavare l'auto. Vedete che ho all'incirca mezzo serbatoio. Abbiamo sia una benzina special sia una benzina super. Cambia il numero di ottani, passiamo da 95 per la special a 98 per la super. Hi sir. Hi, how are you? Full special please. Full special. Yeah, thank you. Vedete adesso il serbatoio pieno e questo qui è il mio scontrino. Come avete visto anche prima dal display, ho pagato 70 dirham per 28 litri, sono 2,42 dirham al litro, sono circa 60 centesimi di euro, che alla fine, se vogliamo, non è proprio pochissimo, perché qui abbiamo distanze enormi e quindi si trovi a fare anche 100-200 km al giorno come se niente fosse. Per fortuna questa qui, pur essendo un'auto di grossa cilindrata, non consuma tantissimo come si potrebbe pensare. Quindi io alla fine il pieno lo faccio con 150 dirham, più o meno il doppio, perché avevo il serbatoio per metà pieno. Quindi con 150 dirham, circa 40 euro, riesco a fare il pieno al giorno d'oggi. Adesso però, visto che c'è la stazione di lavaggio, andiamo anche a lavare l'auto e vediamo quanto ci costa. Hi dear, how to wash the car? Vedete che mi hanno messo il numerino 1, sono il prossimo in lista e questa è tutta la stazione di lavaggio. Altra cosa interessante è che tutte le stazioni di servizio hanno anche o una piccola moschea come quella di fronte a noi o comunque una sala di preghiera. Allora, oggi ho optato per lavaggio completo. Questi qua sono i prezzi. Manual car price. Mentre questi qua, steam wash. Mi hanno però fatto scaricare un'applicazione, Smiles, di Etisalat, e praticamente ho ottenuto il 50% di sconto, quindi sono riuscito a fare steam wash, che è quello, quindi il lavaggio completo per intenderci, a metà prezzo, quindi con 65 dirham ho fatto il lavaggio completo. Vedete che la mia auto è ancora lì dietro. Mentre aspettiamo, andiamo a comprare qualcosa da bere all'interno del market. C'è anche il lavaggio del vano motore. Vedete, hanno lavato anche il vano motore. E adesso si va reparto asciugatura e pulizia interna. Thank you very much guys. Bye bye.
Allora, abbiamo pagato 65 dirham. Ovviamente poi tra un'operazione e l'altra hanno provato a vendermi il liquido per pulire il motore, l'additivo per gli iniettori, bla 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 bla. Io ovviamente avendo un noleggio a lungo termine con off-road zone e quindi avendo tutta la manutenzione inclusa non ho fatto questo tipo di operazione. Però nel caso c'è anche la possibilità di acquistare questi prodotti per la manutenzione dell'auto. Anzi, poi magari faremo anche un video ad hoc su questa cosa qui. Perché ad esempio la mia scelta oramai da anni è quello di avere un noleggio a lungo termine. Io da quando sono arrivato qui a Dubai non ho mai acquistato un'auto, sono sempre andato avanti con il noleggio a lungo termine, ma vi dico anche in Italia ho avuto per svariati anni noleggio a lungo termine prima di trasferirmi qui. Se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale. Ma salama.